In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono nel mio nome. Scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, lunedì 25 di aprile 2022. La giornata di oggi si caratterizza con la festa della liberazione d'Italia e poi naturalmente sappiamo tutti i risvolti politici e o in teoria massonici che riguardano appunto la Costituzione della Repubblica Italiana e tutto ciò che ne annette e connette. Però per noi oggi è la festa di San Marco, un evangelista del quale si dice o si tiene poco conto, perché in effetti sembrerebbe che lui abbia scopiazzato un po' altri Vangeli, quindi di conseguenza il suo sarebbe, se possiamo così riassumere, sarebbe una specie di riassunto appunto di quelle che sono le fusioni di due Vangeli. Quindi di conseguenza ha la sua autorevolezza, ha la sua capacità, però nello stesso tempo noi dobbiamo appunto vedere quello che oggi ci propone, e in pratica ci propone un fatto un po' così, che ci mette dei dubbi, nel senso che chi crederà nel mio nome, dice il Signore, allora potrà fare questo, questo, questo e questo. In realtà le persone sono credenti ma non compiono questi gesti, ma neanche minimamente. Quindi di conseguenza dove va a finire la parola? La parola va a finire là proprio dove noi abbiamo finito di essere come le prime comunità cristiane. Più di una volta nei miei video ho ripetuto questo concetto: senza l'autorevolezza appunto dell'essere prima comunità cristiana, tutto quello che riguarda la Chiesa odierna è tutto un qualche cosa che si porta avanti naturalmente sotto l'azione dello Spirito, perché lo Spirito Santo mantiene quella Chiesa che, se fosse fatta per gli uomini, sarebbe già finita da mo'. Però appunto dobbiamo renderci conto che tutto l'impianto ecclesiale, tutto l'impianto tra virgolette che gira intorno alla Chiesa oramai non ha più nulla a che fare, quindi non esiste più quella coesione fraterna che c'era all'inizio, quell'ecclesia che poi in realtà era appunto l'assemblea che si riuniva. Oggi come oggi noi possiamo in qualche maniera gioire se il nostro sacerdote abbia parlato ieri della Divina Misericordia e ci abbia detto quali sono i punti cardini, e questo è tanto. Il resto rimane una Chiesa che deve essere inclusiva e non deve essere assolutamente una Chiesa che ripercorre quelli che sono stati i primi fondamenti, perché la gente è cambiata e purtroppo dobbiamo renderci conto che cambiata la gente, cambiata la Chiesa, si vivono momenti di passione e oggi veramente non esistono più persone che possono fare questi tipi di miracoli, fino a che non sarà appunto la Santa Chiesa a pretendere che si ritorni come gli albori. Sia lodato Gesù Cristo e buon onomastico a tutti coloro che si chiamano Marco.